Are you ready? Ritrovati con È Sempre Derby. Oggi sarà una puntata a tinte rossonere perché è ufficiale, inizia l'era Redbird. A breve ci collegheremo con Andrea Longoni fuori da casa Milan. Sarà una giornata interessante per quanto riguarda il Milan, con le dichiarazioni di Gerry Cardinale, il nuovo proprietario rossonero. Tutto questo con Mauro Suma. Buongiorno Mauro. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. E un saluto da Alfio Musmarra. Ciao Alfio. Ciao a tutti. Non ciao. Solito ospite Fabrizio Biasin, perché si trova a Las Vegas. Infatti, e abbiamo il top. Avremmo avuto la sedia vuota, perché arriva sempre dopo 5 minuti. Ma vedo che continua a twittare sempre come se invece stesse Alfio non è che in Cina dove è bloccato. Ho capito, ma se sei dall'altra parte il telefono. Prima di andare via mi aveva detto no, ma io poi sono in vacanza, stacco. No. È come Tamara che ti dice una cosa, poi c'è dietro. Io pensavo che fosse in vacanza. Si potrà prendere una pausa anche Fabrizio Biasina, è stato un anno sì, così se prendi così, pausa non twitti tutto H24. Vabbè. E anche detto no, stacco, voglio che mi lasci in pace. Da uno che non riposa mai. Andrea Longoni, ciao Andrea, fuori da casa Milan. Ecco. Ciao, un saluto a tutti, ben ritrovati. Vedete alle mie spalle casa Milan, non so se vedete anche la bandiera tricolore, che fa tanto piacere magari a Mauro un po' meno. Non si vede, Andrea. Sappiamo che c'è, sventola per bene. L'abbiamo per buona, ma non si vede. Eccola, grazie. Andrea, per averci ricordato chi è il campione d'Italia. Ecco. Bene. Allora, importante per Milan. Giusto per completezza di informazione, senza nulla togliere al campione d'Italia, ci sono anche campioni d'Italia della primavera dell'Inter. Visto che è sempre un derby, facciamo i complimenti perché sul pezzo, è il decimo scudetto primavera, credo che sia una bella cosa. Vedo molto carico. Per completezza di informazione. Andrea, Red Bird ha sottoscritto un accordo con Elliott per l'acquisizione del Milan. Questo è il comunicato. Red Bird alla guida dei campioni d'Italia per accelerare il percorso iniziato da Elliott. Che giornata sarà oggi per il popolo rossonero? Allora, ti dico intanto che giornata è stata, perché Maldini e Massara, lo stesso Gerry Cardinale, sono arrivati intorno alle 10 e c'è stato un primo incontro che è durato un'ora. Qui alle spalle del bistrò abbiamo anche provato a sbirciare qualcosina, abbiamo visto un primo incontro conoscitivo, appunto, a cui hanno partecipato Gazzidis, Scaroni, Gerry Cardinale e alcuni suoi collaboratori, Maldini e Massara. Al termine si sono recati tutti nei piani alti, che conosce molto bene Mauro Suma, per altre summit, per altre riunioni ovviamente importanti. Leggendo un po' sull'espressione di Paolo Maldini, mi sembrava abbastanza disteso e quindi vediamo oggi quale sarà la risposta che lui darà. Credo che si andrà avanti, che lui sposerà il progetto di Red Bird, che abbiamo letto anche nel comunicato si basa su tre punti: la volontà di proseguire con questa squadra dirigenziale, la volontà di andare avanti con la sostenibilità finanziaria sulla falsariga di Elliott e poi portare il Milan sempre più in alto, quindi comunque ambizioni che si possono sposare pur non spendendo magari cifre folli. Ripeto, Maldini mi sembrava abbastanza tranquillo, pomeriggio scopriremo qualcosa di più, intorno alle 14.30 ci sarà anche un incontro tra Gerry Cardinale e noi giornalisti, quindi cercheremo di capire qualcosa di più e aspettiamo appunto l'evolversi di questa giornata. Ecco. Con una struttura finanziaria un po' articolata, dovrebbe essere 1,23 miliardi di euro divisi come 300 milioni da JP Morgan, addirittura 600 milioni da Elliott con il 15% di interessi. E questo, se confermato, tra poco cercheremo di capire qualcosa di più, lascerebbe spazio a tante interpretazioni. Di fatto, per quanto mi riguarda, capiamo a maggior ragione perché Investcorp a un certo punto è stato messo da parte e c'è stata questa volontà di provare a chiudere con Red Bird, anche perché alla fine Elliott da Red Bird ricaverà appunto molto molto molto. Ecco, il closing è previsto entro il mese di settembre. E intanto ha parlato Cardinale si è presentato, queste le sue dichiarazioni che leggiamo da Sport Mediaset: spingere il Milan sempre più in alto, vogliamo scrivere un nuovo capitolo della storia. Elliott invece scrive una lettera per i tifosi del Milan. Un campionato davvero unico si è appena concluso con la tanto desiderata vittoria
in Serie A. E poi guardiamo al futuro, avete ancora più alte, è il momento giusto per condividere con voi i dettagli di un cambiamento nell'assetto societario del club. Abbiamo concordato di trasferire la partecipazione di controllo di Elliott a Redbird, nello stesso tempo rimanendo un investitore rilevante nella società, anche mantenendo rappresentanti del consiglio di amministrazione. Tre valori fondamentali, stessi traguardi, continuità di intenti e solidità finanziaria. Alla luce di questi punti, concordati sulla base dell'eccellente track record in investimenti sportivi, riteniamo Red Bull sia perfettamente posizionato per portare avanti una visione per il Milan che condividiamo. Ovviamente sono focalizzati sul futuro, un futuro sostenibile di successo per quanto riguarda il club, e manterrà il Milan finanziariamente solido e appunto orientato sul futuro. Mauro, ti chiedo a questo punto che cosa si devono aspettare i tifosi rossoneri da Redbird, ovviamente proseguire la continuità di quanto fatto da Elliott. Sì, intanto volevo dire anche a Longoni che dunque il primo giorno di Silvio Berlusconi evidentemente avevo 21 anni, ero un giovanotto e non c'ero. Il primo giorno di Yong Gong Lee c'ero? Sì. Il primo giorno di Elliott non c'ero, perciò oggi non ci sono. quindi va bene, dovrebbe andare bene. C'ero solo con Yong Gong Lee il primo giorno, proprio lì bello. Sei uno molto scaramantico. Bello in prima fila. Bene, siamo a posto. Quindi perché no? Perché io lo conosco Longoni, no? Già si chiede, ma perché non tanto avevo l'impegno con sempre Derby. Sì, io glielo vedevo scritto in faccia, no? Tanto io avevo l'impegno con sempre Derby. E ti ha risposto, lui è uno un po' scaramantico. Ma un po', sì, leggermente, un po', sì, leggermente scaramantico e quindi ha fatto memoria dei passaggi precedenti, ha detto forse è meglio andare sempre a Derby. Io penso che non ho versioni dirette, ragazzi, ma da quello che ho capito, io mi abbevero molto alla fonte di Alessandro Giudice. Sì? Lo leggo proprio virgola per virgola, punto per punto, e mi ritrovo sempre con infatti Mauro, il sottoscrivere. Ricordi, eravamo insieme qualche giovedì fa e il giudice ha detto attenzione perché Investcorp dobbiamo accantonarla perché... Io l'avevo, non mi ero mai entusiasmato perché avevo capito che Elliott ritenesse, noi non possiamo permetterci azzardi, prima sì. Dicevo di Yong Gong Lee, quella vicenda che io ho difeso e ancora arrossisco. Però sai, il Milan viene prima di tutto, l'istituzione prima di tutto, prima di tutte le cose che vanno e vengono, però quello era un azzardo, il bond di 200 milioni subito, sì. E infatti l'abbiamo scontato duramente, e lo sa solo Elliott quello che ha trovato, non ce lo hanno detto, ce lo hanno fatto capire ma non ce lo hanno detto, quindi io dico che evidentemente in Investcorp, che pure è stata insomma interessata al Milan, e questo è sempre un fatto positivo, evidentemente si sono colti degli elementi, tipo perché Andrea dice il prestito, sì, però il prestito è una questione Redbird Elliott, il Milan è fuori, cioè non ci saranno carichi pendenti sulla schiena del Milan a livello di prestiti o monte debitorio, è una questione fra Elliott e Redbird. E il Milan è fuori, ecco, il Milan deve stare al di fuori come club da queste cose, per cui la continuità per me va bene, perché io vedo la continuità. Noi, allora, Elliott arriva il primo anno, fa un po' quello che gli viene detto di fare, diciamo, dalla vecchia scuola del calcio, sì. Quindi arriva Higuain, arriva Caldara, arriva Paquetà, arriva Piontek, spendi un sacco di soldi e arrivi quinto. Allora poi è iniziata effettivamente nel 2019 la visione di Elliott. C'è stato il tema Giampaolo che è stato un po' un passaggio a vuoto, poi io vedo che nel 20 siamo tornati in Europa League, nel 21 in Champions League, nel 22 abbiamo vinto lo scudetto. Per cui io continuo a vedere crescita in questo progetto. Per cui ci saranno delle innovazioni che verranno portate alla nuova proprietà, mancherebbe altro, ma nel comunicato di oggi c'è troppa continuità per pensare che ci sia chissà quale contraccolpo, chissà quale scrollone. Per cui si continua a crescere, se ci sarà poi maggiore determinazione, maggiore aggressività, soprattutto sul mercato, una linea diversa, sì, però io i mercati da 300 milioni ho smesso, o da 200 milioni ho smesso di crederci. No, almeno confermare quanto di buono fatto finora da Maldini. Ma guarda che un anno fa, su quello non c'è dubbio, nessuno ha mai pensato e mai penserà a un Milan senza Maldini. Ma anche sulle operazioni portate avanti certo, da lui. Certo, il Milan vuole, Maldini e Massara vogliono che il Milan l'anno prossimo sia più forte di quello di quest'anno, ecco. Come quello di quest'anno era più forte di quello dell'anno scorso,
E così sarà. E così sarà. Messaggio agli interisti, eh? No, un messaggio ai nostri tifosi. Gli interisti, l'Inter si rafforzerà e sarà un duello. L'anno prossimo campionato sarà durissimo. Vedo già una Roma in crescita, arriverà la Juve. Il campionato prossimo è duro per tutti. Non è un messaggio agli interisti. È stato un bellissimo campionato. Loro hanno vinto due trofei. E quindi è grasso che cola. Per cui è un tema riguardante i nostri tifosi. Andrea, penso che debbano ti aspetti, essere contenti. Tu per la prossima stagione un mercato senza colpi stellari? Ma sicuramente senza colpi stellari, però mi aspetto magari un piccolo slancio rispetto a quello che avrebbe fatto Elliott. C'è un punto fondamentale, cioè il rinnovo di Leao. Sì. Oggi servirà a sciogliere le riserve di Maldini, credo che si continuerà con lui. Oltre al budget mercato che dovrà essere chiarito e del quale probabilmente stanno parlando anche in questo momento nei piani alti di casa Milan, c'è il nodo Leao, perché sappiamo che Elliott aveva un tetto salariale con delle eccezioni di più o meno 4,5 milioni, che era un po' l'offerta che un mesetto fa era stata presentata a Jorge Mendes per Rafael Leao. Adesso bisogna alzare un po' l'ingaggio, l'offerta. Adesso, va verso i 6? Se si alza l'asticella, bisogna alzare anche questo aspetto. E quindi è vero che c'era Ibra che prendeva 7, c'erano delle eccezioni, bisogna fare delle eccezioni ancora per Leao, ad esempio, che è il primo che deve essere confermato per ripartire ancora più forti l'anno prossimo. Quindi, ecco, con Elliott non mi sarei aspettato il rinnovo di Leao a cifre superiori ai 5 milioni di euro. Spero che con Red Bird ci possa essere, sarebbe sicuramente un ottimo biglietto da visita. Poi il mercato verrà fatto, il Milan ha aumentato i ricavi, ha incassato soldi dalla Champions, dallo Scudetto. Mi aspetto che si possa fare quello che serve per essere ancora più forti. Un paio di lunedì fa, qui a casa Milan, in colloqui con la dirigenza del Milan, c'era stato assicurato che il Milan sarebbe ripartito ai nastri di partenza ancora più forte rispetto all'anno scorso. E credo che sarà questo il punto. Milan ripartirà più forte con le risorse necessarie, senza cifre folli, però ecco la prima cosa che deve essere fatta, non so se è d'accordo Mauro, il rinnovo di Leao, che è un giocatore che l'anno prossimo con margini di crescita ulteriori può davvero trascinare il Milan ancora di più. Mauro? Ma velocemente poi sentiamo Alfio Osmar evidentemente, certo, su tutte le cose. Io dico due cose, che l'anno scorso Elliott ha investito tutto quello che ha ricavato da Champions e secondo posto. Aveva ricavato 70 milioni, 70 milioni tutti spesi sul mercato la scorsa estate. Solo che non era sembrato, perché hai dovuto riscattare Tomori, sempre per da dove arrivavi, hai dovuto riscattare Tonali, hai preso Mignone al posto di Donnarumma, erano già quasi finiti. E meno male. Quindi anche quest'anno sarà così. Verranno reinvestiti tutti, poi se ci sarà qualcosa in più, come spera Longoni, di quota d'ingresso, mancherebbe altro, però diciamo che l'anno scorso dimostra. Su Leao io voglio essere molto molto chiaro, ragazzi. Qui c'è anche Alfio Musmara, che l'anno scorso ha fatto una grande plusvalenza di 115 milioni con Lukaku, ed è stato protagonista del campionato uguale. Io non lo so che cosa succederà, io spero come Andrea che Leao resti, assolutamente, perché è un crack totale, ma in un calcio strutturalmente povero come il nostro, dove dai diritti TV ricavi quello che ricavi, dove non c'è la possibilità di fare stadi nuovi per le pastoie di ogni amministrazione comunale e quant'altro, in un calcio strutturalmente povero come il nostro, qualsiasi club italiano, per qualsiasi suo giocatore, se arriva un'offerta a tre cifre, poi devi vedere cosa succede. Bisogna vedere poi cosa succede. Cosa ne pensi tu, cosa ne pensa il ragazzo, cosa ne pensa la gente del ragazzo, poi inizia una dinamica. Per cui io mi auguro e metterei la firma in calce subito alla permanenza di Leao, perché ragazzi, le ultime partite le ha vinte, non dico da solo, ma gli spunti decisivi per vincere li ha dati lui. Però dobbiamo stare attenti, ragazzi, perché un anno fa sono arrivate offerte per Leao e il Milan ha resistito. Io non, in questo momento non ci sono offerte, non so se ne arriveranno, però io non firmo cambiare in bianco e voglio dire a tutti che un criterio generale, che non riguarda Leao, riguarda tutti. Qualsiasi club italiano, per qualsiasi suo giocatore, se arriva un'offerta a tre cifre deve vedere come rispondere. Questo è bene che ce lo diciamo con chiarezza subito. Alfio, quali sono le tue sensazioni, le tue previsioni in vista della prossima stagione con il Milan di Gerry Cardinale? No, intanto dobbiamo uscire dall'idea
che arrivi una nuova proprietà e metta 300 milioni di euro, ha ragione Mauro, non si usa più. Ho fatto Suning sbagliando, perché poi l'Inter, quando arriva Suning, decidono subito di fare due investimenti grossi, con Gabigol e João Mario, fa due flop clamorosi. Paquetà e Piontek, che? Sì. Cioè, come cifre... Perché poi si cerca di dare un qualcosa in pasto ai tifosi che è fuori dal progetto, no? Tecnico di squadra, ti sconquassa anche gli equilibri dello spogliatoio, non si fa più così, non si buttano più via i soldi, ed è giusto così. Quindi bisogna fare le cose ragionate. Maldini nell'intervista che fa, Maldini non parla mai a caso, dice che servono 2-3 innesti importanti per far fare il salto di qualità a questa squadra. Io credo che si andrà in quella direzione, cioè se lì dietro hanno individuato un difensore forte, credo che si andrà in quella direzione, credo di sì. Mi sembra che tutto si possa dire tranne che non abbiano mai avuto le idee chiare. Sul discorso delle uscite, purtroppo sappiamo che se ti arrivano delle offerte clamorose, abbiamo visto con l'Inter, e poi devi per forza di cosa ascoltare. Faccio fatica a pensare che un giocatore come Leao, che al Milan, Leao è un giocatore che fino a metà stagione, io sentivo tanti tifosi del Milan che lo criticavano, perché è scostante, perché non ha un rendimento, fa una partita bella, un'altra no. Poi nel finale di campionato è stato il giocatore, ragione Mauro, decisivo per la vittoria dello scudetto del Milan. O gol, o assist, è un giocatore che quando strappa. Come? E io fossi lui, anche perché poi quando tu vai a giocare in un big, in una squadra big, poi devi giocare sempre a quel livello lì. E io credo che lui abbia ancora bisogno di un percorso di crescita che gli consenta di non essere più una partita sempre, no. Alfio, intanto lo dico anche ad Andrea, Natalie, a tutti, io ho avuto la fortuna e la bellezza di avere un lungo colloquio con l'altro giorno con Carlo Ancelotti, allenatore campione d'Europa. Il Real non c'è su Leao. Poi ci hanno già. Togliete il Real da Leao. Fenomeno lì da quella parte. Toglietelo totale, perché hanno Vinicius che è un giocatore devastante e loro sono interessati ad una prima punta che quest'anno inizia a sostituire Benzema, sì, e poi lo sostituisca. Ecco, quindi togliete Real Madrid non c'è. E io sono sul chi va là, perché so che poi anche a me l'anno scorso i tifosi, sai come mi scrivevano sul mio canale YouTube? Tenete Leao perché è il vostro raccomandato, dovevate cedere Leao, certo, e tenere Auge. Questo mi dicevano i tifosi un anno fa. Questo mi diceva. Vabbè, Auge ha vinto... Sì, l'Europa. Sì, però, ragazzi, Leao è un giocatore molto europeo. Cioè, in Europa, fa gola. I talenti come Leao, per età, per crescita, per prospettiva, per colpi, per guizzi, li guardano con un occhio diverso rispetto al pubblico italiano. Per cui è già da un anno che ci stanno addosso. Io spero io penso sempre, Paris Saint-Germain ha fatto lo sforzo per Mbappé, e si tenga Mbappé. Sì. Io spero che non arrivi niente, che non ci sia niente. Però, Milan, ragazzi, fa lo sforzo per Leao, per trattenere sì, Leao. Però sì, certo, se ci saranno i margini, se il ragazzo è convinto e se il suo agente è convinto, se sono tutti felici e contenti, certo che si fa lo sforzo. Dovesse arrivare un'offerta a tre cifre, però, per qualsiasi giocatore di qualsiasi club italiano, in un calcio come il nostro, perché oggi nel comunicato del Milan, Gerry Cardinale, la parola sostenibilità la pronuncia. Sì. E la parola sostenibilità in Italia fa i conti con il sistema paese, con la struttura del calcio italiano. Quindi, ragazzi, ripeto, qualsiasi club, per un proprio giocatore, di qualsiasi squadra, se arriva un'offerta a tre cifre, devi vedere poi che dinamica si crea. A proposito io spero di dinamiche, che io chiedo a Longoni se può trattenersi ancora con noi. Devo dare prima la pubblicità e poi ti faccio vedere due possibili formazioni del Milan. Il Milan dei sogni, di Maldini e non solo, e il Milan low cost. Voglio capire con te su quale formazione puntare. Piccola pausa. Allora metto il wifi, che la password qui a casa Milan è Mauro Suma, così la metto subito. A tra poco, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente insieme, sempre con è sempre Derby, poi avremo modo di parlare anche di tutti gli obiettivi nerazzurri, perché c'è stato un incontro importante tra la dirigenza nerazzurra e l'avvocato di Romelu Lukaku per accelerare il ritorno in Italia all'Inter dell'attaccante belga. Prima il Milan dei sogni di Maldini. Andrea, dimmi un po' se è davvero realizzabile il sogno di Paolo Maldini. Magnoni in porta, Calabria, Botman, Tomori, Teo Hernandez, Tonali, Renato
quando, Sanchez. Quando lo togliete Asensio dalle formazioni estive? Asensio, Zaniolo, Leao, Giroud e l'alternativa Origi. E per settimana prossima sono previste le firme ufficiali tra il giocatore e il Milan. Andrea. Farei un paio di modifiche, nel senso che in mezzo al campo metterei Tonali con Bennacer. Renato Sanchez, secondo me, può fare il trequartista dove leggiamo il nome di Zaniolo. Partirebbe Origi titolare, non Giroud. E poi sulla destra seguiamo Mauro su Asensio. Zaniolo è un nome che continuano a farmi, sinceramente, conoscendo Paolo Maldini, non capisco come gli possa piacere, visto che lui guarda sempre prima l'uomo, prima l'uomo del calciatore. Sì. E Zaniolo, oltre ai problemi fisici, a livello caratteriale, abbiamo sentito anche recentemente qualche cosa, non mi sembra al massimo. Attenzione a De Ketelaar del Bruges. Il Milan ha preso informazioni, piace molto a Massara, però sono state fatte relazioni anche sulla persona, sul carattere, un po' introverso, un po' timido, e quindi secondo qualcuno che lo conosce molto bene potrebbe avere difficoltà a inserirsi nel Milan. Per il resto credo che con Ibra, che rientrerà a gennaio, sarebbe il caso di prendere anche un giovane più pronto rispetto all'Azetic. Andando a vedere poi il resto, un'altra alternativa a Theo Hernandez, più pronta, magari quel Parisi dell'Empoli che è anche italiano, cosa che non guasta, con Baloture che potrebbe andare via. Oggi la Gazzetta scriveva di Saelemaekers possibile contropartita per Zaniolo, mi sembra molto improbabile. Detto che comunque il Milan, oltre a un budget che sarà garantito dalla proprietà, potrà avere anche delle entrate diverse. Il nome di Saelemaekers, secondo me, è meglio tenerlo, uno con le sue caratteristiche, alternativa al titolare. Per il resto ricordiamo che ci sono Caldara e Castillejo che non hanno il contratto. Caldara piace al Bologna e anche al Monza, speriamo possa darci qualche milioncino. Su Castillejo, secondo me, difficilmente il Milan riuscirà a monetizzare, magari riuscirà a risparmiare l'ingaggio. Se il Lione vende Paquetà, il Milan prende il 15%. Abbiamo detto anche dei soldi di Auge, vediamo se può essere fatto qualche altro sacrificio qua e là. Sicuramente poi ci sono risparmi di ingaggio, i 12 all'ordo di Romagnoli. Ibra sicuramente non prenderà 7, quindi mettendo tutti insieme magari si può creare un tesoretto anche migliore. Senti, ti faccio vedere un'altra opzione, bene o male è simile a quella che hai descritto tu. Al posto di Renato Sanchez abbiamo messo Bennacer, lì davanti c'è Lang, Lang, bisogna chiedere a Massimo Franchi qua, Adli, Leao e Origi. Ecco, su Lang lui gioca prevalentemente a sinistra al posto di Leao, oppure può giocare al centro, a destra sarebbe un po' più adattato. Adli ha 21 anni, arriva da una stagione negativa per il club perché è retrocesso, ma positiva per lui, è cresciuto, ha fatto tanti assist. Secondo me l'idea del Milan è comunque di provare a verificarlo ed aspettarlo, vederlo titolare mi sembra un po' troppo, seppur se ne parla benissimo. Per il resto è una formazione che è un po' low cost, ecco, rispetto alle ambizioni anche di Paolo Maldini. Sì, infatti, questo è il Milan low cost del fondo. No, guardate che no, perché io capisco, il Milan dei ricchi e dei poveri non ci, beh, ci no, sarà anche il Milan. Il Milan low cost non è mica il Milan degli straccioni. Anche. Ci sarà il Milan, ragazzi, ci sarà il Milan. Abbiamo il rientro di Pobega, il rientro di Adli. E Andrea fa, secondo me, per generosità e per entusiasmo e per voglia di avere nuovi acquisti, quindi lo capisco perfettamente, un errore su Auge. Auge e i 12 milioni rientrano, secondo me, nella campagna acquisti dell'anno scorso. Cioè, quando io vi dico il Milan l'anno scorso in estate ha speso 70 milioni, fra entrate e uscite, nelle entrate ci metto i 12 di Auge, perché sennò sarebbero 82. Quindi Auge fa parte dei movimenti di mercato della scorsa estate, perché in Italia si fa presto. Tu fai un'operazione su un mercato, poi i soldi li prendi nell'altro e allora si spendono, no, rientrano nei conti della scorsa stagione. Poi comunque i soldi da investire dalla Champions League e dallo Scudetto sul mercato di quest'anno comunque ci sono, a prescindere da poi quello che vorrà fare o non fare, Alfio, sempre nel segno della sostenibilità, non la proprietà. Alfio, questa potrebbe essere la formazione della nuova Inter, per mettere a confronto anche i cugini, con Handanovic in porta. Sì, e qua stiamo andando un po' lunghi. L'Inter dei sogni, cioè, in questo caso. Bremer, De Vrij, Skriniar, Brozovic, Barella, Cialla, con l'alternativa Mkhitaryan, Dumfries, Gosens, Dybala e Lukaku. Però non c'è Lautaro Martinez, il possibile sacrificio. E non c'è neanche lì in difesa Bastoni. Tanto piace a Conte. Sì, piace a tanti, piace anche al Manchester City e al Manchester United.
È un'ipotesi, anche se io mi terrei stretto sia Bastoni che Lautaro, magari se insieme a lui, cioè, ti dico la verità, io vedrei bene una coppia Lukaku con Lautaro, non vedo così Non ti stuzzica bene, Dybala? no, non mi Dybala che si crede stuzzica. Messi, come ha detto anche Massimiliano No, Allegri. beh, ma io leggevo fior di prime pagine di giornali che parlavano di Dybala come Messi. Non credo che sia stato lui a sentirsi così, credo che siano stati gli altri a spingere che fosse Così. così. E perché adesso lo scaricano in questo modo, soprattutto Beh, Allegri? magari perché tempi speravano di venderlo, no, non lo so. Allegri si era arrabbiato subito contro quelle prime pagine che tu giustamente ricordi. Si era arrabbiato subito. Cosa fate? Che cosa dite? Lasciate stare. Me lo ricordo la conferenza Anche stampa. perché rischi di far montare la testa al ragazzo. Allegri lo aveva detto al primo minuto. E poi è normale, no? Se tu l'ambiente poi lo pompa così tanto, però cioè, è l'ambiente che pompa perché c'è qualcuno che butta benzina, se no l'ambiente non lo pompa così tanto, tanto per, poi che non sia Messi. Già ai tempi quando noi vedevamo quei paragoni lì, ridevamo un po' tutti, no? E poi Sì. evidentemente c'è da dire che anche lui ha avuto un sacco di infortuni, il Covid lui... Per lui è stato bello tosto, basta andare a vedere anche quello che ha detto Leo Messi recentemente su quello che ha dovuto passare. Io Certo. mi tengo Lautaro Martinez tutta la vita, io mi tengo Bastoni fortissimamente tutta la vita, se proprio bisogna venderne mi auguro che ne parta solo uno e se mi chiedi tra Dybala e Lukaku non ti rispondo neanche Beh, alla certo. domanda Fammi perché... sentire invece Andrea Longoni, da avversario, preferiresti avere di fronte un Inter con Dybala Lukaku o con Lautaro Martinez? E Basta. no, Lautaro solo, non lo so che poi chi ci sarà al suo fianco. Sicuramente Lukaku e Dybala è una bella coppia. Lukaku che abbiamo salutato l'ultima stagione era stato un giocatore dominante. Poi qualche dubbio sul fatto che ci fosse molto sul suo rendimento della mano di Conte, sinceramente l'ho avuto, però probabilmente in Italia riuscirebbe a fare ancora la differenza. Voglio capire chi sarebbe con Lautaro, però una coppia là davanti Dybala Lukaku secondo me potrebbe essere micidiale, perché io credo che Dybala cambiando maglia possa tornare a rendere con continuità, possa davvero svoltare, detto che quest'anno comunque i suoi gol li ha fatti. Quindi faccio fatica a risponderti perché non conosco appunto il partner che avrebbe Lautaro in caso di permanenza. E su Lukaku, guardando anche le stagioni a confronto, l'ultima con l'Inter, con la maglia nerazzurra e quella con il Chelsea, in 41 presenze con l'Inter ha segnato 28 gol, un gol ogni 110, 119 minuti e 10 assist. Al Chelsea, malissimo, 32 presenze. 10 gol che per uno come Lukaku sono pochi e 2 assist tra campionato e Champions League. Sì, però il minutaggio, un gol ogni 190 minuti non è 190. neanche così malaccio, però l'ho visto in qualche partita, sembrava davvero irriconoscibile, sbagliava gol facili a porta vuota, che avrebbe fatto anche il mio amico Mauro Suma, Alfio ovviamente, perché è stato un grande calciatore. Cosa Però c'entro se io torna, secondo adesso? me Se la prende è con un un top in Italia e quindi può toccare ancora l'Inter per onorare lo scudetto. Te la prendi con un Da 57enne? poco Guarda che se mi compiuto. alleno un mese ti marco ancora Io ho bene. visto No, quei. però quello che è una cosa importante, Mauro, visto che tra poco, come si dice, si è fatta una certa, io qui tra poco dovrò conoscere anche i cardinali e voglio farlo con lo stomaco pieno. Che panino consigli qui? Al No, tu bistrò. devi allora. Devi tu vai al bistrò, chiedi di Faccio tuo Jessica, nome? E mi manda Suma. chiedi di Jessica, che è la coordinatrice, e fai il mio nome. Sei in buone Nelle mani, mani giuste. ecco. Ospite di Mauro Stuma, ma pensa, chi l'avrebbe mai detto? Ospite, cosa si fa per scroccare un pranzo, ragazzi? no, io ho detto che ti farà mangiare bene e ti tratterà bene. Se Ah, tu devi dici per il resto, poi tanto, c'è la provvigione Suma, no, capito? io non ho nessuna Un paura. Guarda, è un cultore maledetto, intanto, è un eh? Vi maledetto. faccio Lui è rivedere ancora il straordinario. È uscito un tricolore, sole sul Camp Milan, guarda anche lì il guardatemi. tricolore. Dov'è? Ma lì è appeso a una finestra, di chi è quella finestra lì? Tu qui conosci bene casa Milan, perché non c'è E lì un'asta. siamo al terzo piano. Lì siamo. Uno, due, tre, al quarto piano sembra. No? Ah, sì, al quarto piano. Sì, è E vero, al di chi è quarto quella piano. finestra? Siamo in Piani mezzo. alti, no? Piani Siamo in alti? mezzo. Io non vado mai al quarto piano. Ah.
Andrea, io ti ringrazio, ovviamente ci collegheremo con te nel corso di questa lunga stesso, giornata. Grazie ad Andrea Longoni, buon pranzo nel bistrò di casa Mila, mi raccomando, fai il nome di Mauro Summa, così il caffè assicurato. Siamo a poi. Gratis. Ci fermiamo per la pubblicità, piccola pausa, tra poco. Far pagare lo stagista. Durante la pubblicità si parlava anche di riflesso del Monza, perché Milan-Monza, ieri Alfio, grande trasmissione, ha avuto modo di parlare grazie a Michael Cuomo, che ha seguito la festa del Monza con Silvio Berlusconi. Poi la festa in campo, i giocatori, l'allenatore, Berlusconi, poi abbiamo avuto anche Gagliani, però questo è anche figlio di una scuola di comunicazione che poi ha fatto scuola a tutti. Stile Silvio, stile Gagliani. Modello Berlusconi, modello Gagliani, e da lì poi tutti hanno imparato fondamentalmente. Cioè, questo va riconosciuto. Ecco. Anche Stroppa avete avuto in diretta. Sì, sì, assolutamente. Ma non lo dico perché c'è Mauro. Questo lo dicevo anche ieri sera. E tante volte, vecchi tempi, Massimo Moratti, quante volte diceva: guardi, presidente, impari, anche il marketing, le cose. Lui si arrabbiava, sai quante volte. Però... Quindi questo tipo di comunicazione è molto importante. Beh, io credo che sia anche, soprattutto per una società che si deve far vedere, si deve far conoscere, ha bisogno di crescere, cioè rendere fruibile un prodotto per tutti i telespettatori senza venderla a tizio, a caio. A me lo diceva Mischi 3 anni fa, quando sono arrivati loro. Mischi mi diceva, la prima estate, che loro arrivano nel 18, la prima estate loro è stata il 19, Mischi mi diceva, ma da noi a Monza, dovunque ti giri c'è roba del Monza calcio. Sì. Cioè, supermercati, negozzi, tutti, però raccontava lui. La festa del Monza, anche in questo studio abbiamo il nostro regista monzese, grande tifoso del Monza. Ecco, Berlusconi ha detto, devo chiedere al mio notaio per chi tifare la prossima stagione in caso di derby, chiamiamolo così, tra Milan e Monza. Voi chi tifate? Vabbè, che domande. C'è sempre un legame, cioè almeno per il popolo rossonero. Guarda, per carità del cielo, ma il Milan è mia, no? A me adesso sembra che io, perché poi qualsiasi cosa dici, ti sono i fenomeni che ti mettono le pecette addosso. Io, credetemi, da ragazzo mi piaceva il Monza di Buriani e Tosetto, ma proprio in pieno. Avevo 12 anni quando mancarono, e mi dispiacque molto, la prima promozione in Serie A che loro mancarono, l'ultima giornata a Modena, quegli anni lì. Poi Buriani e Tosetto vennero al Milan. E va bene, simpatia, però quando c'è Milan Monza, cioè, ragazzi, il cuore comanda. Il cuore sempre Milan. Cioè, non c'è allora, nemmeno discussione. Alfio, per quanto riguarda l'Inter, dicevamo appunto Lukaku, questo incontro con l'avvocato di Romelu Lukaku e Marotta, che esito ha dato? Ma guarda, a dispetto di tutti quelli che dicono che non c'è stato nessun incontro, l'incontro c'è stato. È stato di mattina, non è stato in sede, è stato un incontro interessante per, sai, un conto è quando Lukaku chiama e dice io ok, accetto il taglio dell'ingaggio, sto nei limiti, un conto poi quando ti incontri con la persona di fiducia, l'avvocato, e inizi a mettere giù delle cifre, perché poi... Di quello bisogna parlare, perché al telefono sono bravi tutti. Ma Pastorello non la segue più direttamente? Ma è ufficialmente fino al 30 giugno c'è Pastorello, ma i rapporti sono anche, perché recentemente pessimi. È stato Pastorello a Milano, ha incontrato Ausilio, e di certo non hanno parlato di Lukaku. No, hanno parlato di altro. Del giovane attaccante che l'Inter in questo momento ha in Svizzera, adesso mi sfugge il nome, che potrebbe rientrare alla casa madre, perché non dovrebbe restare in Svizzera. Poi ancora una volta è stato proposto Bernardeschi, che è un giocatore a regime di svincolo a parametro zero, che ha abbassato quelle che sono le pretese di ingaggio, perché chiedeva 4,5, ma 4,5 non gli dà nessuno, anche per il suo rendimento, Esposito l'attaccante. Vediamo, poi comunque Pastorella ha un sacco di giocatori. Diciamo che dopo le frizioni dell'anno scorso tra l'Inter, tra Ausilio soprattutto e Pastorello, il fatto che si rivedano, è di fatto anche questa è una notizia, poi ha netto il fatto che poi comunque Pastorello ha dei giocatori sotto contratto con l'Inter. La cosa
che trapela è che insomma, perché poi Lukaku parla con tutti i compagni di squadra sistematicamente. È a mo' di stalker, manda messaggi in continuazione. No, ma lui ha avuto anche delle call con Marotta Ausilio nelle scorse settimane, negli scorsi mesi. Marotta Ausilio, ti dicono, è impossibile che arrivi, perché? Okay. Perché dipende tutto dal Chelsea adesso. Adesso la palla passa al Chelsea. Con la nuova proprietà. Con la nuova proprietà, di fatto il giocatore di lì è di traverso, non si guarda neanche con Tuchel, non si parlano. E Tuchel rimarrà l'anno prossimo sulla panchina del Chelsea. Tuchel resta. Poi questa è stata una scommessa persa da Tuchel, perché poi noi guardiamo sempre il nostro orticello, tante volte ci arrabbiamo con i nostri allenatori che si impongono, vogliono dei giocatori, li sbagliano e anche all'estero succede. Tuchel ha cannato completamente Lukaku, ha fatto spendere al club 115 milioni di euro, adesso è un problema perché in ogni conferenza stampa a Tuchel chiedono sempre di Lukaku e di conseguenza Lukaku è un giocatore in uscita. Non so se dirla o non dirla, la dico. Cos'è successo? No, perché Lukaku al telefono è molto attivo. Sì, infatti. Ma parecchio, Molto. Ma parecchio. E io ieri ero... Guarda, ne parlavo al direttore, poi se vuole magari lo dirà lui. A me, ieri mattina, prima che tutti avevano dubbi... Ha scritto anche a te, dubbi, Lukaku? No. Spingi per farmi tornare all'Inter? No. Ieri mattina io ne parlavo col direttore, ho detto io so delle cose, ma non voglio dirle in questo momento. Poi, positive per il pallone positive, raggiungo, positive. Okay. Io comunque resto, continuo ad essere profondamente ottimista sul fatto che... Possiamo dire che tu sei stato uno dei primi? Guarda, sono 4 mesi, sono 4 mesi che prendo prese in giro su Lukaku, dicevo guardate che lui sta spingendo un sacco, in genere quando un giocatore si espone così tanto, vabbè, poi non si può fare, non si farà, però il fatto non, che... A parte che so le tue non me ne ricordo, però tu hai rappresentato uno scenario che sta andando in scena. Se una persona di fiducia del giocatore viene a Milano a incontrare l'Inter, poi magari non si fa, però caspita, il fatto che si incontrino non è un dettaglio. E ci dobbiamo aspettare una bella stagione di Lukaku come ha fatto all'Inter nel suo ultimo anno? O questo passaggio al Chelsea ha pesato anche fisicamente e psicologicamente sul ragazzo? Guarda, io sono andato a rivedermi la scorsa settimana l'intervista Scoop che lui fa con Sky, perché io un'intervista del genere io non l'ho mai vista, io faccio da 20 anni, 22 anni Natale, questo no? lavoro. Sì, quando si dichiara pentito, no? della scelta fatta. Anche perché è un'intervista fatta all'insaputa di Pastorello, all'insaputa di chi gli cura la comunicazione, all'insaputa del Chelsea, lui paga 1 milione di euro di multa per quell'intervista lì, è uno in cui dice io da altre parti non vado, io poi gli dicono anche magari Lautaro viene lì, gioca con te, lui dice no Lautaro non viene qua, torno io, dice io torno, è uno che si espone così tanto chiedendo scusa ai tifosi in un momento in cui nessuno gli ha chiesto niente, tutto quanto. E se non sbaglio, Ausilio, qualche giorno dopo quell'intervista, alla domanda, ma a voi un pensierino su Lukaku ce lo fate? Lui fa, beh, se viene in prestito, volentieri. Beh, no, è stato ma è l'unico modo pagare no, un prestito detto, oneroso? No, il giocatore del Chelsea è un capitolo chiuso. Magari no, un prestito oneroso? Sì, può essere anche un prestito oneroso, ma... entro il 30 giugno dentro fuori. Sì, perché bisogna per usufruire del crescita. Decreto crescita fare questa operazione, chiudere questa operazione entro l'anno fiscale, sì. Quindi della cessione di Lautaro Martinez, di Lukaku, ovvero entro giugno, se no non si può più usufruire. E ti dico una cosa crescita. In più, dei due, tra lui e Dybala, l'Inter non ha dubbi. Beh, Lukaku. Lukaku, ma anche perché lui... In quell'intervista famosa parla anche di quel mese in cui ha lavorato con Inzaghi e lui, e anche lì mi ha messo la pulce nell'orecchio, già in quei momenti lì, lui ne parla in maniera straordinaria, pur avendo avuto solo un mese. Poi io credo che anche come modo di giocare rispetto a Immobile non è che cambi, chissà come, Immobile è un altro contropiedista, Mobile un altro così e Lukaku un altro tipo di giocatore di questo tipo. Io credo che poi quando hai un giocatore di questo tipo lo sai usare. Però Alfio, l'Inter di quest'anno non ha giocato come la Lazio, No. Cioè l'Inter di quest'anno ha giocato nella metà campo avversaria. Certo. E se giochi così con Lukaku, anche Lukaku ha i suoi problemi. Se giochi così,
Se invece torni a giocare un po' come giocava la Lazio, un po' come giocava Conte, brutto? Certo che no, ragazzi, non dispiacerebbe. No, certamente non tu, ma vedo molti interisti che vengono qua che quasi devo difendere io Conte. Vabbè, ma sì. Ragazzi, poi, cioè, Conte è andato in Champions League, ha preso il Tottenham in mezzo a una strada, l'ha portato in Champions League. Ma non si può dire perché è antipatico. Poi l'anno scorso mi dicevano, vedi Çalhanoğlu, adesso qui tiro una frecciata e poi Alfio mi risponde. L'anno scorso mi dicevano, visto Çalhanoğlu, ha preferito il progetto dell'Inter a quello del Milan. E Perisic avrà preferito Conte al progetto dell'Inter. Intanto, che non voleva, che non voleva. Ti ricordi Conte all'inizio di Perisic? Perché diceva che doveva fare la punta. Bundesliga. E poi però Conte è uno... Manca, guarda, Conte non voleva neanche Pirlo. Conte non voleva Pirlo alla Juve. Poi gli ha costruito la squadra attorno, gli ha messo quattro gendarmi attorno e ha costruito la grande Juventus. Poi prende atto del campo Conte, non è un talebano, sembra un talebano, ma non lo è. Me la racconti dopo la pubblicità, è interessante? E chi riguarda Conte sempre? Riguarda Conte e Vidal. Tanto, quanto abbiamo? Abbiamo 2 minuti, dai, 2 minuti. No, vi volevo far vedere intanto l'annuncio di Perisic sui suoi social, sarà il prossimo giocatore della Tottenham e quindi di Antonio Conte, lo possiamo vedere dal profilo social di Ivan Perisic, questo è il video di presentazione di lui alla Tottenham, il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra inglese fino al 2024 e percepirà presentazione in pompa magna, 6 milioni a stagione, dunque 12 totale, però si è lasciato, indipendentemente da come sono andati gli affari, io l'ultima paura di non vincere lo scudetto l'ho provata alla fine della finale di Coppa Italia, quando Perisic fa quell'intervista, dice alcune cose, a un certo punto dice con quegli occhietti, sai quando puntano? Sì. Ma io lo scudetto ci credo ancora, ho detto Dio. Perché Perisic è veramente uno che ha la forza qua dentro. Dopo 254 partite, 55 gol, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la mia avventura all'Inter termina qui. È stata un'esperienza indimenticabile che ha dato tanto a me come giocatore e alla mia famiglia. E poi si lascia citando la canzone dell'Inter. È una gioia infinita che dura una vita, pazza Inter, amala. È uscita in intervista questa mattina Nati, dove lui dice è stata una delle decisioni più difficili della mia vita, più dolorose della mia vita, quella di lasciare l'Inter, perché poi siamo sempre qui a lamentarci delle nostre squadre, che non si sta bene perché l'erba del vicino è sempre più verde, il club meraviglioso sono sempre gli altri, poi però io non so perché, ma Lukaku va via dall'Inter e dopo 3 mesi fa quello che fa. Hakimi, questa è la tua previsione. Hakimi va a prendere... La previsione tua è un pentimento anche di Perisic? No, non lo so, però dico, Lukaku fa quello che fa, Hakimi risulta che sia anche lui andato a prendere una marea di soldi, però anche lui non è che si trovi bene. Guarda anche Donnarumma. Lì. Donnarumma, un altro che va a fare queste robe qua, perché poi si pentono tutti quando se ne vanno. Se ne perché qua a Milano stanno tutti bene. Si vive bene a Milano, sei coccolato, sei trattato bene, i tifosi ti calcio, amano. Calcio storico, calcio calcio non di plastica, calcio vero. Cioè, poi vai a prendere un sacco di soldi a Paris Saint-Germain, vai. Però c'è negli spogliatoi dove non ti guardi in faccia con gli altri, dove ognuno pensa al proprio orticello, si prende una pugnalata. Un calcio senza adrenalina, è un calcio ovattato, uno sport diverso. È uno sport diverso. Quello che gli Harlem Globetrotters... erano belli da vedere, ma esibizione, non è sport. Ecco, il Paris Saint-Germain costruisce esibizioni, non calcio. E piangono. Perché poi piangono. Vedremo. Me lo fai dire questa roba di Vidal? Ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Arriva l'aneddoto, la curiosità di Alfio Musmarra su Antonio Conte e Arturo Vidal. Piccola pausa. Sono davvero curiosa, questo aneddoto riguarda Antonio Conte e Arturo Vidal, due personaggi. Dopo Villabellini, quando la proprietà fa saltare gli acquisti di Tonali, e per fortuna Kumbulla, visto poi il rendimento di Kumbulla, perché quell'anno lì al Verona sembrava che fosse il miglior difensore in circolazione e poi è sparito dai radar, gli dicono non si fa mercato, non si prende nessuno, non si possono fare investimenti, almeno prendetemi due giocatori di esperienza, due parametri zero, e pigliano Vidal e Sanchez. L'estate dopo la finale di Europa League, no? E Conte poi passa il tempo ad Appiano a lamentarsi che gli hanno preso Vidal.
Ma come? Capito? Ma perché questo è il suo modo di essere. Cioè, lui deve essere uno che ha sempre da brontolare, sempre da incazzarsi, sempre da ridire. Ho capito, cioè, però riconoscere anche faccio... di aver commesso un errore. Ma non è così, no, non sarà mai così. Rientra nella vita di Antonio cioè, Conte. Lui è uno che nella chat con la squadra, l'allenamento viene l'orario dell'allenamento della mattina viene comunicato alle 8. E quando i alcuni senatori vanno a dirgli, noi non possiamo vivere con l'ansia di dover vedere quando è... Ma perché lo comunicava dice, alle 8? Perché alle 8 bisogna svegliarsi. Mi dice, tu cosa devi fare prima? Tu alle 8 ti svegli, è perché giusto. La sera vai a letto presto, la mattina alle 8 ti svegli. E ho poi... capito, però se vuoi oh no, che i tuoi giocatori oh no, siano grande. Belli svegli alle 8 e dici domani allenamento alle 9 no, uno si regola. No, perché no. Questo è un modo di tenere sempre tutti sulla corda, di non mandare la gente a fare bisbocce la sera prima e tu devi sapere che alle 8 devi avere il telefono acceso, devi essere sveglio e guardare a che ora ti dico che ti devi venire ad allenare. L'abbiamo visto sulla panchina dell'Inter, l'abbiamo visto col Tottenham che l'ha preso dal settimo posto, l'ha portato in Champions League. E questa è la differenza. Oh. E lì fai la differenza con i giocatori con l'ansia. Sì, poi adesso questo io guarda. Però capisci poi perché non può stare tanti anni nello stesso posto. È così. Che non ce la fanno. Sì. Durante il lockdown arrivavano a casa di tutti i giocatori pranzi, no? Il pranzo pesato, stabilito. Quello che dovevi mangiare, non dovevi mangiare nient'altro. Cioè, mandava il pranzo a casa. Certo. Ma l'ho trovato una cosa assurda. Ma magari ad averci. Come faceva a controllare così? Che cosa? Che tu in casa non mangiassi altro. Vabbè, con quello non potevi saperlo, ma tanto poi ti pesavi. La bilancia, c'è la bilancia. Non mente. Ma ragazzi, così si vince. No, poi è chiaro che diventa psicologicamente esasperante. Perché poi, tu cominci a dirti, tu giocatore, ma io sto facendo tutti questi sacrifici per che cosa? Però poi, quando vinci la differenza la vedi. Sì. La mentalità te la crei lì. Quando c'è un video stupendo che gira sui social dove l'Inter che è già campione d'Italia, Brozovic sbaglia un'apertura, c'erano ancora gli stadi chiusi. E si sente Conte che gli dice di tutti i colori e Brozovic è arrabbiato che gli risponde e dice ma abbiamo vinto il campionato, ma date una regolata, no? Senti, ma con Vidal il suo futuro? Chi? Non c'è neanche da discutere. No, ma dove andrà? Ho capito, certo, sarà lontano da Piano Gentile. Andrà in Brasile, dove credo che sia un ambiente ideale per lui. Flamenco? Ma guarda, il più lontano possibile, credo. L'importante è che vada. Ecco. E invece Radu? Radu ne abbiamo parlato in redazione prima. Un altro che partirà. Partirà, perché si parla tanto della Cremonese. Sì, noi siamo felici che possa andare a trovare un club. Perché poi, al di là, poi non si deve essere cattivi. Al di là poi dell'errore che resta comunque umano, l'Inter non perde lo scudetto per Radu. L'Inter perde uno scudetto perché poi col Bologna non riesce a concretizzare le occasioni gol che ha avuto. Poi è chiaro che quella che combina Radu è una papera. Poi forse bisognerà capire perché ha giocato Radu e perché non ha giocato Handanovic. Perché poi in una settimana poi Handanovic gioca, dopo 4 giorni, 5 giorni Handanovic gioca. Ma questo è un altro discorso. Non è neanche secondo me bello dare tutte le responsabilità a Radu. Ha combinato un errore, non doveva combinarlo, può succedere, però l'Inter non perde per Radu, perché in quella partita tu fai 25-26 occasioni da gol, se fai solo il primo e dopo il gol del pari, dove non sbaglia Radu, sbaglia De Vrij, poi le colpe le danno a Di Marco, ma l'errore di De Vrij e mister Inzaghi poi nei giorni dopo quando si analizza la partita dice a De Vrij che è l'errore suo, lo dice davanti a tutti. Bologna-Inter? Sì. Perché l'errore suo? Perché su quel giocatore la marcatura dell'attaccante alto è di De Vrij, non deve andare Di Marco a chiudere su quello lì, di testa, sul gol di testa. A proposito di Bologna-Inter, Magnan ha parlato proprio di quella gara, ha detto che quella è stata la svolta, dopo Bologna per l'Inter era finita, anche la sconfitta nel derby di Coppa Italia ci ha motivati, e poi far dimenticare Donnarumma non è mai stato un mio obiettivo, però ci è riuscito alla grande, cioè adesso io sono sempre stata grata a Donnarumma, lo ritengo sempre uno dei migliori portieri, però il Milan è stato bravo a trovare un degno sostituto, allora, forse anche più forte di Donnarumma. Io ti dico che il talento sia ben chiaro, il talento di Donnarumma non è in discussione, ma certo, un talento gigantesco, è
continuerà a crescere. E so ancora quanto lui è ancora attaccato a Milanello e al Milan. Sì. Su questo io non lo metto in discussione. Ma capendo poco di calcio io e capendo ancor meno di portieri, io quello che vi posso dire nel mio piccolo è che quest'anno con Gigio noi lo scudetto non avremmo vinto. Questa è la sentenza di Mauro Suma. Io ho questa sensazione. E tutto il Milan che si tiene ben stretto a Mike Maignan. Quando è scadenza Maignan? Nel 2021? Non lo so, però. Ho capito, però. Ditemi dove devo incatenare. No, cioè, è bravo. Cioè, già l'ansia, no? Sapere che un portiere del ragazzi, genere possa attirare l'attenzione dei club importanti. Ragazzi, io ho visto cose quest'anno, francamente. Importanti. Ho visto cose che voi umani, cioè, ho visto cose... L'anno scorso noi usciamo dal Manchester United, perché dico questo? Ma io non voglio togliere niente a Gigio, e ho capito perfettamente perché è dovuto andare via, sì. So tutto. Però l'anno scorso col Manchester United noi prendiamo gol da Pogba e usciamo dall'Europa League. La palla entra esattamente dove stava per entrare la palla di Cabral quest'anno in Milan-Fiorentina. Maignan la prende, Gigio no. Perché lì è 0-0 Milan-Fiorentina, segna Cabral e è finito tutto, certo. Ragazzi. E Alfio, per quanto riguarda tutto. La porta nerazzurra, Onana che garanzie dà rispetto a Samir Handanovic? No, intanto io credo che, sottoscrivo quello che dice Mauro, l'apporto quest'anno del portiere del Milan, che nessuno conosceva qua in Italia, è stato determinante, trasmette una sicurezza... ha trasmesso una sicurezza clamorosa. E ti dirò di più, a me è piaciuta un sacco la puntualizzazione che ieri ha fatto su Twitter in merito all'intervista pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, dove lui dice: grande rispetto per Ibra, ma nessun idolo, non si idolatra nessuno, come dire, ha due attributi grandi così, cioè voglio dire, massimo rispetto, ma cioè, sono forte anch'io, e io credo che questo la dica lunga sulle qualità. Sai, quando tu vai dietro uno così, credo che trasmetti sicurezza a tutta la squadra, ma tutta la squadra, non solo al reparto difensivo. Per rispondere alla tua domanda, Onana, io l'ho visto tanto giocare, perché nel periodo in cui sono stato a casa mi sono guardato un sacco di partite di Onana quando giocava, prima che poi rimanesse fermo per quasi un anno. È un giocatore con delle qualità straordinarie, che però in un periodo lungo di inattività ha patito. Lui adesso deve togliere la ruggine di tutto quel periodo di inattività, recuperare la condizione fisica migliore, perché io quando ho visto anche adesso che ha ripreso a giocare, non mi è sembrato il fisico di un atleta, mi è sembrato il fisico di un giocatore un po' in sovrappeso. E poi, infatti, nelle gerarchie l'Inter è stata chiara sia con Onana che con Handanovic. Handanovic è sempre titolare. Handanovic ripartirà titolare. Un po' come era stato con Buffon e Szczesny. Sì, io mi auguro che Onana però ci metta meno tempo possibile a recuperare. E ma c'è un po' di timore, ci sono un po' di perplessità attorno a questo giocatore, anche per come ha concluso con Ten Hag il campionato. Ma più che altro Ten Hag perché... l'ha spedito in vacanza con 5 gare di anticipo. Sì, ma anche perché, come ti dicevo, lui non è in condizioni fisiche. Non era in condizioni fisiche, l'ho visto con la pancia. Ma fisiche o anche a aveva livello staccato, di... Aveva staccato, dai ragazzi, sì. Aveva staccato. Dai. Certo. Quando stacchi, bisogna stacchi. Capire se ha staccato perché aveva già in mente l'Inter. Aveva rotto con il club, ma anche Lukaku era arrivato qui dopo aver staccato con il Manchester United. E anche lui non era perfettissima condizione. Poi con un certo tipo di allenamenti, un certo tipo di dieta, è tornato in condizione devastante. Da casa chiedono su Zaniolo, ne avevamo parlato anche prima, il Zaniolo con il Milan, secondo la Gazzetta dello Sport, secondo Carlo Laudisa, il Milan ha offerto 25 milioni più Salemakera, la Roma ha detto no assolutamente, la Roma per vendere il giocatore che è in scadenza, se non sbaglio nel 2024, giusto, vuole 50 milioni. 50 milioni sono un po' tantini, a mio avviso, per uno come Zaniolo, conoscendo il giocatore, bravo a livello tecnico, però bisogna lavorare anche sul comportamento di Zaniolo, anche recentemente. La tenuta non fisica, è... tante cose, io non so questa cosa, l'ha scritta la Gazzetta, io non discuto, non entro nel merito, non mi permetto. Non sono bravo sul mercato e quindi non... Così a naso il calcio che stiamo facendo noi con Pioli, non lo so. Lo devi fare con, secondo me, con altri tipi di giocatori, ma è una mia convinzione, è una mia sensazione, non vuole essere una bocciatura nei confronti di nessuno.
Alfio, tu che l'hai avuto Zaniolo, consiglieresti al Milan di No, puntare su di io lui? mi spiace, ma O io non forse è sono. meglio virare, cambiare strada? Mi spiace, ma io non sono molto caldo su Zaniolo. Cioè, non è un giocatore su cui io faccio affidamento per questioni fisiche, soprattutto, anche per questioni caratteriali. Non è uno di quei giocatori che, sui quali io punterei per rinforzare la mia rosa. Ecco, ma è un problema mio, ci mancherebbe altro. Lui, prima dei due gravi infortuni, era un ragazzo davvero con del potenziale enorme. Poi, secondo me, quando sei così giovane e hai degli infortuni così gravi, resta sempre quel punto di domanda grande così. E poi caratterialmente lui è un po' problematico. Allora l'abbiamo visto anche con la nazionale, ufficialmente per problemi, accertamenti medici, sia lui che Ken hanno lasciato il ritiro di Coverciano, ma guarda, ero qua con Dodo Longhi e mi ha detto forse c'è dietro altro a questo ritiro. Beh, nell'Under 21 con Di Biagio già avevano un po' dato. Perché lui insomma non è uscito bene a seguito della festa del Conference League della Roma, dove ha risposto agli sfottò dei tifosi della Roma contro Zaccagni e la sua fidanzata, nonché ex di Zaniolo. Mancini non sembra aver gradito questo sfottò, sostenuto anche da Nicolò Zaniolo. E allora puntare su un giocatore un po' problematico da quel punto di vista, forse è meglio pensarci più e più volte, anche se ragazzi, tecnicamente pullman scoperti, è molto bravo. Sì, fanno cose brutte, cose che non vanno bene. E io dico sempre che bisogna contestualizzare. Quando sei su lì, bicchiere in più, più che bicchiere in meno. Lo so, l'intelligenza rimane, no? So. Non faremo più pullman scoperti. Non siamo bestie, non siamo animali. Ragazzi, scappa sempre qualcosa, poi ti senti libero, hai vinto, hai finito la stagione, ti immedesimi con i tifosi, viene fuori casino. Stanno facendo morire i commenti che ci sono tra romanisti e laziali dopo i festeggiamenti. Qualcosa di straordinario. Allora, noi siamo arrivati alla fine di È Sempre Derby, congediamo il nostro Mauro Saluti. Suma, grazie a Mauro Suma per essere Saluti. Stato con noi. Noi invece ci vediamo tra pochissimo su Top Calcio 24, la Lombardia passa a orario continuato. Grazie a tutti per l'attenzione.